Bocca Arena è molto vasta, ha molti problemi. Questi dei cinghiali che vanno camminando lungo le strade di Bocca Arena e anche nei meandri delle campagne creano problemi perché appunto molto pericolosi. Subito dopo, il comunicato stampa dell'ente gestore, la Coppa Coppi Tonni, e poco dopo anche del comune di Mazara del Vallo, e la mia segreteria si è attivata per appunto emanare un comunicato stampa dove allertava i cittadini di Boccarena che vi erano la presenza di questi animali cinghiali. È logico pensare che qualche galantuomo o qualche persona per bene, io così li ho classificati, li abbiano appunto lasciati in libertà. Bene ha fatto, però non ha pensato che appunto li ha lasciati in libertà sbagliata, perché appunto nella zona di una riserva naturale e soprattutto nel vicino delle case abitate soprattutto. Quindi io noi abbiamo allertato i nostri concittadini di Bocca Arena affinché appunto si possa attivare un protocollo per cercare di reprimere questo fenomeno e destinare questi animali, non uccidendo ovviamente, ma quantomeno addormentandoli, o speriamo possano essere portati in un centro dove appunto li possono accogliere e evitare. Frattempo noi facciamo un appello ai cittadini di Bocca Arena, chi dovesse imbattersi, specialmente gli agricoltori che in questo momento stanno facendo o la raccolta dell'uva o delle olive più prossimamente, facciano attenzione a non appunto fare morse azzardate, perché appunto in quel caso gli animali si sentirebbero appunto minacciati e quindi l'aggressione sarebbe funesta, insomma, in questo caso. Quindi non è appunto non è né andargli contro e soprattutto mantenere la massima calma e non appunto fargli capire che abbiamo paura, perché purtroppo questi sono animali aggressivi che potrebbero appunto arrecarci danni fisici. E auspichiamo sempre che non succeda mai niente. Nel frattempo i cittadini, se vedono qualche animale di questo genere, allertare le autorità competenti e appunto mettere in sicurezza la zona, perché insomma ci sono ragazzi che comunque camminano lungo le strade, bambini, persone che si potrebbero trovare appunto a tu per tu con questi animali. Ripeto e ribadisco, qualche galantuomo, ripeto, noi così l'abbiamo classificati, li ha messi in libertà, però insomma ha creato un ulteriore problema al quartiere, malgrado ci siano problemi che si vanno accavallando sempre di più. Oggi mi hanno segnalato che c'è il ponte di Bocca Arena al buio. Quindi aspettiamo anche Angelo Custode che va a accendere questo ponte, e il quartiere in questo momento è totalmente abbandonato, oltre ai servizi che ci appunto constatiamo, continuiamo a lamentare totale abbandono, oltre appunto ai servizi anche appunto i cinghiali. Noi speriamo e auspichiamo che questo fenomeno si possa risolvere nel breve tempo possibile. In questo caso l'ente gestore, il riservatore e la Coppa Coppi Tonni, la dottoressa Stefania D'Angelo, che appunto ha attivato, che spero che insieme al comune attiveranno un protocollo per reprimere questo fenomeno.